Presidente Percorelli, innanzitutto grazie di essere qui ai nostri microfoni. Ovviamente la preoccupazione è tanta tuttora. Cosa è successo? Come stanno i due ragazzi? È stato un incidente di gioco, un cross. Io tra l'altro ero in posizione molto distante, però insomma si sono scontrati uno addosso all'altro e sono fatti molto male. Insomma. Alberto Senese credo abbia riportato una frattura zigoma all'orbita, all'osso parietale, adesso non so, insomma adesso ci saranno gli accertamenti del caso. Andrea Esposito era fermo, rigido a terra, tra l'altro gli usciva sangue dalla bocca e quindi sul momento ci siamo veramente tutti spaventati, non rispondeva fortunatamente, dobbiamo ringraziare alla presenza di un anestesista qui allo stadio che è intervenuta immediatamente, il problema è che si era ovviamente girata la lingua e quindi il ragazzo digrignando i denti si era tagliato da solo. Adesso sono stati portati tutti e due in ospedale, stiamo aspettando che i ragazzi finiscano di fare la doccia, andiamo a vedere le condizioni, credo come possiate ben capire non c'erano più le condizioni proprio per proseguire mentalmente, perché insomma tutti i compagni erano visibilmente scossi dalla situazione, al di fuori del fatto che comunque l'Atletico Ascoli aveva già guadagnato abbondantemente la vittoria sul campo, quindi insomma questo è. Si può escludere il peggio? Ma questo ce lo auguriamo di cuore, però insomma questo non è di mia pertinenza, io faccio un altro mestiere, ci sono i medici, adesso sono in ospedale, io spero che sia insomma solo un brutto spavento. Erano però, coscienti? Quando sono andati via i ragazzi erano entrambi coscienti e quindi questo un po' ci rasserena, però è chiaro che l'esito degli esami specialistici ci darà le condizioni. Insomma. La fortuna anche di avere l'ospedale qui vicino. Sì, io dico sempre che quando succedono queste cose la fortuna è la velocità di intervento, la capacità di chi interviene e soprattutto la vicinanza dei soccorsi. In questo caso sono stati tutti brillantissimi, quindi ringraziamo soprattutto la dirigenza dell'Atletico che si è messa immediatamente a disposizione, ringrazio personalmente il presidente e basta, insomma, adesso andiamo a vedere come stanno i ragazzi. Il lato sportivo passa in secondo piano, Presidente, ma verrà recuperata la partita? Se la prenda così come gliela dico non me ne frega un cazzo. In questo momento proprio dell'aspetto sportivo non mi interessa, anche perché, ripeto, come ho già detto prima, l'Atletico Ascoli aveva già guadagnato abbondantemente la vittoria sul campo, quindi insomma, in questo momento non è proprio un mio problema. Penso più ai ragazzi, al fatto che si ristabiliscano, dobbiamo prendere contatti con le famiglie, avvisarli per non farli preoccupare ulteriormente. Quindi insomma abbiamo una serie di procedure da espletare. In questo momento il risultato del campo ci interessa zero. Darete un comunicato nelle prossime ore? Sì, per tranquillizzare tutti sotto l'aspetto della salute dei ragazzi. Poi insomma, ripeto, quando succedono queste cose non c'è più niente, non conta più niente, insomma, io ho un figlio della stessa età, quindi insomma, neanche a parlare di altro. Insomma. Grazie. Tutto qui. In campo in quei momenti credo ben poco, soltanto preoccupazione da parte di tutti, è quello che ho percepito dai miei ragazzi e da tutto lo staff, quindi la mia presenza qui è a nome dell'Atletico Ascoli, di tutta la società e per fare un grosso in bocca al lupo da Andrea e da Alberto, mi sembrano i due ragazzi, quindi la nostra totale vicinanza e la speranza che poi quello che è successo in campo si superi velocemente, soltanto questo. In questo momento parlare di calcio e di altro non ha senso, quindi sono venuto a nome della società per trasmettere questa vicinanza e quindi l'Atletico Ascoli è a disposizione, accetterà tutto quello che verrà deciso perché la parte sportiva decade e quindi pensiamo soltanto ai ragazzi, all'Avezzano e perché oggi è successo all'Avezzano, speriamo che non succeda a nessun altro, ma il calcio purtroppo è uno sport di confronto e di duello e quindi a volte capita, in questo caso poi è capitato tra due compagni di squadra e credo che sia ancora peggio, quindi l'Atletico Ascoli manifesta nella mia persona ma a nome di tutta la società, dal presidente e tutti i soci e tutte le persone che stanno all'interno di questa società, la vicinanza all'Avezzano e ai due ragazzi. Quindi un grosso in bocca al lupo ad Andrea e ad Alberto.
Il presidente Pecorelli ha espresso il suo ringraziamento anche per la presenza di un anestesista in campo, pare sia stata fondamentale. Sì, guardi, l'Atletico Ascoli da quest'anno porta il dottore anche in trasferta, quindi credo che avere un medico preparato al bordo campo che possa intervenire è una cosa importante, ripeto, in uno sport di contatto, quindi avere oggi la dottoressa, che ringrazio per il lavoro svolto, è stato fondamentale. Sì, no, prego. Io volevo solo capire la vostra disponibilità, comunque volendo anche recuperare questa... No, noi abbiamo accettato quello che l'Avezzano ha chiesto all'arbitro, quindi l'arbitro ha scritto che la squadra avversaria non se la sentiva di proseguire la gara e l'Atletico Ascoli si è rimessa a quello che l'Avezzano ha deciso in quel momento, perché era la cosa più corretta da fare, quindi ci siamo rimessi a questa situazione, abbiamo accettato quello che loro hanno richiesto. Quindi deciderà il giudice sportivo la vittoria a tavolino o la recupera? Assolutamente, ma io credo che, avendo accettato noi, penso che la partita ripartirà dal minuto in cui è stata sospesa, sì, assolutamente.